Ok. Continuamos. En relación a cómo medir esto, es, bueno, el porcentaje de abastecimiento de medicamentos, de insumos laboratoriales, básicamente. Y las limitantes, naturalmente, como siempre, queda como constante. Los recursos, ¿eh? No solamente recursos humanos, hablando de telemedicina, sino los insumos requeridos para proveer la atención oportuna en el marco del acceso a nuestros pacientes que ya están en nuestra lista de atención y que vamos aumentando conforme los diagnósticos que se van consignando en el expediente electrónico a nivel presencial en nuestras instalaciones sanitarias. Bueno, doctor Gabriel, he tratado de hacerle un resumen de esta matriz de análisis. No es exhaustiva para nada, pero por lo menos pretendemos dar una idea de cómo estamos interpretando, conforme sus orientaciones, el abordaje para el desarrollo de la telemedicina en la unidad geográfica, que es el San Miguelito, la región de salud de San Miguelito, el distrito de San Miguelito. Gracias. Molte grazie. Grazie e mi soffermo nel commentare il vostro lavoro. Vedete che avendo fatto questa matrice, voi avete cominciato a andare più a fondo nell'analisi rispetto a ieri, e nel farlo avete necessariamente fatto i conti con la realtà della vostra zona, della vostra area. Se si può scorrere l'immagine indietro, cioè tornare un attimo alla parte iniziale del documento, alla parte iniziale di questa griglia. Ecco, basta così, sì. Voi avete chiarito molto bene le due parti fondamentali dell'obiettivo generale. E vedete che nel farlo la conseguenza immediata è che vi è venuto più facile trovare degli indicatori numerici e gli obiettivi specifici. Questi indicatori numerici, concettualmente quello che avete detto è tutto condivisibile, tutto, ovviamente non ho nessuna, diciamo, obiezione da fare, né peraltro sarei competente completamente a farlo perché non conosco la vostra realtà, che dovrei studiare molto meglio di come la conosco per potervi esprimere un giudizio che avesse un valore scientifico. Però quello che posso vedere da questo schema è che voi avete cominciato a dare delle parametri numerici. Soffermiamoci, per esempio, nel diabete mellito sulla emoglobina glicosilata. Voi avete stabilito un parametro maggiore o uguale del 6,5%. Perché siete arrivati a questo numero? Immagino che siano il numero standard, diciamo tradizionali, ma non è questo il punto. Questo numero potrebbe anche essere un po' diverso da quelli standard o da quelli di riferimento dell'OMS, se ci fosse una specificità della popolazione locale che lo consiglia. Quindi
qui per arrivare a questi numeri che siano adeguati alla popolazione, in realtà bisognerebbe fare all'inizio uno studio epidemiologico, che noi non abbiamo tempo e modo di fare ovviamente, ma che dovrebbe essere la base per poi stabilire se l'emoglobina glicosilata deve essere veramente maggiore o uguale a 6,5 o se a San Michelito conviene, per una qualche condizione particolare di San Michelito, che sia non proprio 6,5, o un po' di più o un po' di meno. Alcuni parametri, come appunto la emoglobina glicosilata, non è che possono variare poi di chissà quanto da una popolazione ad un'altra. Però bisogna sempre farsi questa domanda. Ok, il riferimento agli standard OMS è una ottima strategia. Confrontiamoli sempre con l'epidemiologia del luogo. Alle volte sappiamo già che vanno bene, altre volte in altre patologie potrebbero esserci delle differenze. Quali patologie? Alcune condizioni genetiche sono diverse tra popolazioni di varia origine. Quindi è possibile che ci siano delle... Voi sapete che chi di voi lavora in sanità sa che ci sono, ad esempio, risposte diverse dei farmaci a seconda dell'origine etnica di una determinata persona. E lo stesso si può fare rispetto al valore e al significato degli esami, e almeno di alcuni. Questo accade particolarmente a quelle patologie che hanno una particolare, diciamo, vengono, diciamo, sono molto legate ai meccanismi genetici della persona. Tipicamente, per esempio, l'asma è una di queste patologie, ad esempio. Diabete un po' meno, in realtà. Anche se, ripeto, negli studi recenti, diabete, sono state identificate forme geneticamente significative diverse di diabete con risposte diverse al trattamento. Vabbè, ma queste sono cose, diciamo, da accademia universitaria. Nella pratica di tutti i giorni è molto opportuno inquadrare come obiettivo specifico per il diabete mellito dare questi numeri che voi avete dato e, diciamo, riguardo agli indicatori, voi in tutte le situazioni patologiche che avete definito come obiettivi specifici, avete sempre messo che tenete in considerazione le variazioni dei parametri fisiologici. Concettualmente non ho niente da dire, va benissimo. Però questo non è un indicatore numerico. E si può andare ancora più a fondo di così. E si può dire che l'obiettivo di un servizio di telemedicina per i pazienti diabetici è quello di fare in modo, controllandoli a domicilio, che l'emoglobina glicosilata dei tuoi pazienti non superi mai una certa soglia o non si abbassi mai di un certo valore, oltre a un certo valore. Cioè, l'obiettivo è fare in modo che in un anno l'80% dei pazienti diabetici di San Michelito stia dentro un range di emoglobina glicosilata che va da un numero X, adesso non è importante il numero, in un range X di XY di emoglobina glicosilata. In un anno sarei contento, raggiungo il mio obiettivo se col sistema di telemedicina riesco a tenere a casa loro, non in ospedale, i pazienti
con un'emoglobina glicosilata che non va, che sta dentro al range che ritengo opportuno. La stessa cosa simile si può fare per la pressione, ma la pressione arteriosa, come forse sapete, è che varia in realtà da nelle fasce di età differenti, per cui all'aumentare dell'età si considera normale nelle persone più anziane una pressione che per un giovane invece sarebbe patologica, di solito è più alta negli anziani. Quindi i valori da 140 a 90 andrebbero messi in relazione alla età. Oppure, ancora meglio, direi di mettere come obiettivo specifico il fatto che col sistema di telemedicina si vuole fare in modo che in un anno il 50, 60, 70%, direi 70% forse è più appropriato, della popolazione di San Michelito, degli ipertesi, delle persone, dei 191.834 pazienti in ipertensione arteriosa, il 70% lo teniamo in telemedicina e impediamo e li controlliamo la pressione in modo tale da tenerla sempre, mettiamo di questi 191.000 pazienti, alcuni saranno sopra i 50 anni, no? Quindi tra questi pazienti, quelli tra 50 e 70 anni, li teniamo con la telemedicina a una pressione che non va mai oltre i 140 millimetri di mercurio. Vedete come sto? Sto dicendo le stesse cose che avete detto voi, solo che le sto ancora più contestualizzando. Cioè sto dicendo, io non riesco a fare tutto, non voglio pormi come obiettivo quello di prendermi carico di tutti e 191.834 pazienti in un anno, perché probabilmente non ce la farò. Però posso stabilire che l'80, il 90, magari forse anche il 100% dei pazienti tra questi 191.000, quelli, il 100% di quelli che stanno tra 50 e 70 anni, riesco a tenerli sotto i 140. Per la maggior parte del tempo in un anno. Questo è un obiettivo specifico. Ancora il polmonare. Il polmonare allora sul polmonare non posso fare, voi sapete che il test tipico per i pazienti che hanno problemi di malattie cronico-ostruttive delle vie aeree, questi pazienti necessitano il test vero per capire come stanno è la spirometria. La spirometria però non è facilissima da fare fuori dagli ambulatori o dall'ospedale. In realtà ci sono dei dispositivi digitali molto piccoli che riescono a farla in realtà, però sono gravati da alcune problematiche di utilizzo, specialmente in questo periodo con il Covid, per cui è un po' un problema, perché sono macchine un po' costose anche se molto piccole, quindi non è che se ne può dare una per ogni paziente, se la devono scambiare, e chiaramente col Covid diventa poi una fonte di ulteriore contagio. Mentre invece se il paziente si reca al centro di pneumologia, la macchina che fa l'esame in ospedale di solito ha dei filtri apposta per garantirsi
di filtrare anche i virus eventualmente presenti nel respiro. Ad ogni modo, anche in quel caso la spirometria comunque un po' più di rischio c'è, perché il paziente comunque si deve recare in ospedale, il paziente comunque può venire incontro al contagio. Una modalità alternativa che abbiamo sperimentato anche in Italia e che con un certo successo, devo dire, con una certa, siamo stati abbastanza contenti. Molti dei nostri servizi territoriali, durante specialmente le prime chiusure del Covid, hanno utilizzato come metodo di valutazione, oltre che la visita e una serie e una intervista al paziente, in cui si chiedeva al paziente come erano le sue sensazioni respiratorie, la sensazione di affanno respiratorio, abbiamo trovato utile utilizzare i pulsi ossimetri, che sono delle macchinette che si infilano in un dito e tramite un sistema digitale riescono a rilevare la quantità di ossigeno disciolta nel sangue. Questa quantità è direttamente proporzionale alla capacità dei polmoni di scambiare ossigeno con l'esterno del corpo. E quindi è un ottimo indicatore di come funziona il sistema respiratorio e in fin dei conti anche di quanto ossigeno arriva ai tessuti. L'unica cosa che l'unico limite dell'uso dei pulsi ossimetri sta nel fatto che non ci danno nel caso del Covid, non ci avvisavano in tempo rispetto al peggioramento delle condizioni di salute dei pazienti. Però rispetto alle patologie croniche, invece, possono fare anche questo. Una persona affetta da patologia cronica ostruttiva può andare incontro a delle crisi acute con affanno molto vistoso, ma non servono in quei casi non serve fare dei test. La persona stessa ce lo dice in maniera molto chiara: non ce la faccio a respirare, e basta questo per capire che ha un attacco acuto. Mentre invece con il pulso ossimetro anche a distanza si può avere un'idea di come vanno le cose quando non c'è un attacco acuto. E in un certo senso si può in qualche maniera agire per prevenire l'attacco acuto. Si può essere avvisati per tempo. Questo sulle malattie croniche, sulle patologie croniche. Per cui qua un parametro che potremmo utilizzare per rendere ancora più stringente l'obiettivo specifico potrebbe essere il dimostrare di poter controllare la ossimetria, che è ciò, diciamo, è quantità di ossigeno, percentuale di ossigeno nel sangue, la possibilità di rilevare l'ossimetria almeno una volta al giorno per tutti i pazienti con patologia polmonare ostruttiva cronica. Qui si può, è abbastanza, diciamo, verosimile riuscire a farlo per tutti i pazienti, anche se sono tanti, perché fornirgli di un pulso ossimetro è molto facile. Un pulso ossimetro costa più o meno, va dai 10 ai 20 dollari, circa 20-30 euro in moneta europea. Quindi è un costo sostenibile darne uno a ciascuna persona affetta da queste patologie croniche. E dopodiché il numero che appare sul pulsi ossimetro
può essere comunicato anche a voce dal paziente con un sistema molto semplice, o di videochiamata o addirittura con una telefonata, confidando sul fatto che il paziente ci dica la verità, chiaramente. Se non ci fidiamo del paziente, basta fare una videochiamata e chiedergli di mostrarci il pulsiossimetro mentre lavora. È molto facile da fare. Quindi io posso mettere come obiettivo specifico il vogliamo raggiungere in un anno la misurazione con il pulsiossimetro almeno una volta al giorno di tutti i malati con patologia cronica ostruttiva, trasmessa al sistema di controllo centrale, che potrebbe essere ad esempio in ospedale, trasmessi tutti in tempo, diciamo, di o il giorno stesso, o il giorno dopo, o 2 giorni dopo, insomma, in tempi molto stretti. Se è giornaliero, ogni giorno andrebbe trasmesso. Se non ce la facciamo, pensiamo di non farcela a raccogliere queste cose tutti i giorni, diciamo, possiamo allungare, diciamo che ci accontentiamo di raccoglierla una volta ogni 3 giorni. Ogni 5 giorni. È comunque un monitoraggio della condizione generale dell'andamento del paziente molto molto più attenta, molto più costante di quella che avremmo dicendo al paziente: se stai bene non venire, se stai male vieni in ospedale. In questo modo noi possiamo avere un andamento nel tempo della ossimetria, cioè della saturazione di ossigeno nel sangue dei pazienti, giorno per giorno, quasi giorno per giorno, per un tempo lunghissimo. E se poi siamo così intelligenti da associare questo dato a quanti di questi poi sviluppano una crisi acuta di ostruzione polmonare, di ostruzione bronchiale, potremmo addirittura riuscire a comprendere come prevenire queste funzioni, queste crisi acute. Ad esempio, si fa una cosa del genere malati di scompenso cardiaco. Lo scompenso cardiaco può essere scompenso cardiaco di tanto in tanto. Da cronico diventa acuto, cioè si riacutizza, cioè si va in una, come si dice, scompenso acuto del paziente. Cosa significa? Il cuore che lavora già male normalmente, in certe condizioni peggiora tantissimo la sua capacità di lavoro e il paziente sviluppa dei sintomi acuti molto gravi e in quel momento rischia il collasso cardiaco e quindi l'arresto cardiaco. Infatti sono situazioni dove il paziente viene portato d'urgenza in ospedale e fa una certa terapia. Questi attacchi acuti di scompenso cardiaco in realtà possono essere rilevati alcuni giorni prima e addirittura con i sistemi più moderni alcune settimane prima che avvengano, con delle rilevazioni che si possono fare a casa del paziente. Voi capite bene che una situazione del genere ha un effetto enorme, ma enorme proprio sulla sanità di un luogo. Cioè, se io riesco a tenere sotto controllo a domicilio i pazienti con scompenso cardiaco e addirittura poter telefonare al paziente e dire: guarda che dai parametri che sto vedendo te fra 4-5 giorni avrai un attacco acuto di scompenso cardiaco, allora per evitarlo ti modifico adesso la terapia in modo tale che l'attacco acuto non ne arrivi. Voi capite bene il vantaggio di una cosa del genere.
sia in termini, sia per il paziente prima di tutto, ma anche per il risparmio del sistema sanitario. Qua, ad esempio, proprio a Roma ci sono un paio di centri, in particolare uno che da molti anni ha sviluppato questo sistema in maniera molto precisa e attenta e riesce a tenere sotto controllo centinaia di pazienti in scompenso cardiaco, riducendo quasi del tutto la possibilità che si vadano incontro a degli episodi di episodi acuti. Qualcosa del genere si può tentare anche per le patologie polmonari ostruttive, anche se lì è ancora sottoposta a studio questa possibilità, quindi non è così sicura come per lo scompenso cardiaco. I problemi di salute mentale sono un elemento molto difficile da quantificare, veramente molto complesso. Io direi che qua si potrebbe tentare un obiettivo specifico che prenda in considerazione un parametro di volume, sul volume di attività dei servizi di salute mentale. Non conosco come sono organizzati in Panama questi servizi, quindi lascio a voi questa analisi. Però si potrebbe immaginare di considerare come obiettivo sufficiente il poter raggiungere in telemedicina i pazienti, anche magari attraverso i loro familiari o i caregiver, in telemedicina, raggiungerli, dicevo, in telemedicina in modo tale che si possa avere la possibilità di vederli tutti, di controllarli tutti a distanza in televisita, almeno una volta ogni 2 settimane, tutti quanti, durante un anno. Mi sembrerebbe un 6.822 significa poterli vedere, bisogna calibrare rispetto al numero reale, se è possibile questo, vederli tutti 2 volte, una volta ogni 2 settimane significa avere a disposizione diversi professionisti che sono in grado di incontrarli in video call, sia pure per 10 minuti, un quarto d'ora o mezz'ora, 2 volte alla settimana tutti quanti. Sì, scusate, una volta ogni 2 settimane tutti quanti. O magari può bastare una volta al mese se il numero è molto alto. Immagino che in questi 6.822 non tutti siano capaci di interazioni dirette con lo psicoterapista o lo psichiatra. Quindi magari potremmo riservare la telemedicina solo a coloro che siano in grado di interagire a distanza in questo modo. È vero che si prenderebbero così i casi meno gravi, ma è anche vero che se li prendiamo che sono meno gravi, con questi sistemi forse riusciamo a evitare che si aggravino ancora di più e quindi comunque liberiamo risorse anche per le persone che sono più gravi e che non possono usare la telemedicina. Per quanto riguarda i servizi amministrativi e i servizi di supporto, mi pare che di indicare questa percentuale, sì, il criterio va bene come percentuale di soddisfacimento delle richieste. Ma tendiamo a dare un numero a questa percentuale. In un anno
di lavoro, a quale obiettivo si potrebbe arrivare? Al 10, al 20%, al 50%, o forse ancora di più, al 70%? Dipende da dove si parte, ovviamente. Questo andrebbe definito, non sono in grado di darvi un suggerimento in questo, trovate un numero per questa percentuale in base alla vostra esperienza, alla vostra elemento. Ecco, questo è il commento a questo punto. Facciamo la stessa cosa con il Brasile. Poi vi darò alcune indicazioni teoriche sui limiti. Avete visto che non mi sono occupato dei limiti, perché li vediamo dopo, li vediamo tutti insieme dopo. Vi chiederò di approfondire questa cosa dei limiti secondo le indicazioni che vi darò dopo il Brasile. Adesso chiedo al gruppo di Brasile di farmi vedere la stessa cosa, cioè come avete elaborato, se lo avete fatto, gli obiettivi specifici. Bom dia a todos. Eu me chamo Ellen, vou representar o Brasil hoje, o município de Bom Jardim. Então, eu peço desculpas por não poder compartilhar o nosso arquivo nesse momento, mas eu vou ler as considerações que nós fizemos. Ellen, eu vou compartilhar. Oi. Certo. É esse, Ellen? Isso. É esse? É esse mesmo. Se lo puoi ingrandire un po', per favore. Ingrandire proprio la scritta. Sì. Sì. Sì, sì, va bene, quello, quello. Ok, perfetto. Então, dando início à nossa revisão crítica dos objetivos específicos, vou começar pelo objetivo 1, em relação aos recursos tecnológicos. Observando a estrutura que nós temos nas nossas unidades de saúde, nós não dispomos de equipamentos que possam ser deslocados para a casa do paciente, por exemplo, caso ele não tenha nenhum equipamento eletrônico que possa ter esse atendimento de teleconsulta. Então, nossas UBS teria que ter disponível um tablet ou um celular que pudesse ser deslocado, né, até a casa do paciente, para cada UBS, para cada unidade de saúde. Então, como nós temos... Ferma, la interrompo subito. La interrompo subito, dottoressa Ellen. Mi scusi se la interrompo, però è troppo importante questo punto. Lei ha detto, noi non abbiamo la possibilità di portare a domicilio i dispositivi digitali a domicilio dei pazienti. Quindi l'unica cosa che possiamo fare è dare dei dispositivi digitali alle unità di medicina di base. Quante sono nel territorio di Bongiardin le unità di medicina di base? Nós temos 11 unidades de saúde. Nós temos notebooks, só que são para uso dos médicos, para eles fazerem a produção, que a gente faz um controle de todos os atendimentos feitos na unidade de saúde, que a gente tem um programa de produção. Aí eles têm que digitar tudo que eles produzem, desde atendimentos até receituários que eles dão aos pacientes. A gente tem o controle de tudo. Tudo é quantitativo. Então,
Para ter essa assistência, para melhorar a assistência do atendimento em casa, nós não temos como deslocar esses notebooks. Então, teríamos que ter aparelhos mais acessíveis que pudessem ser transportados. Aí a gente pensou num notebook, num tablet ou num celular que pudesse ser levado até a casa do paciente para que ele pudesse ter essa teleconsulta. Então, seriam, no total, 11 aparelhos para poder atender as 11 unidades. É, no item 2, no nosso objetivo 2. Ecco, dottoressa, mi scusi, però va bene questo, è il modo corretto di ragionare, bisogna completare però il ragionamento. Allora, se io decido di dare 11 tablet alle 11 postazioni, devo anche vedere quanti medici ho bisogno di avere in queste postazioni, perché questo significa che tutti i malati cronici dovranno avere la possibilità di recarsi nel centro di medicina di base per fare la televisita. E poi la televisita con chi? La televisita con un medico specialista che sta, immagino, in ospedale nelle grandi città. Nel centro di medicina di base, quale professionista trovano i pazienti? Trovano un medico o trovano un infermiere? Pronto, a gente tem especificando, mas embaixo eu vou falar mais adiante em relação à estrutura que nós temos e como poderia ser melhorado. A gente tem os objetivos mais à frente. Ah, va bene, mi scusi, non la interrompo più. Allora, poi le commentiamo alla fine. Prego, proceda, vada avanti. Tá certo. Aí, pensando na teleconsulta, da implantação da telemedicina, aí o segundo objetivo específico, nós precisaríamos de profissionais especializados, 3 técnicos da área de informática, de médicos e demais profissionais de saúde, incluindo técnico de enfermagem, enfermeiros e os médicos, nós precisaremos de, em média, 40 profissionais, 2 profissionais da área jurídica em proteção de dados e 20 no setor administrativo. Então, no item 3, nosso objetivo 3, em relação à gestão pública de saúde. Aqui na Secretaria de Saúde, a gestão ela é subdividida para poder a gente ter um controle administrativo melhor. Então, nós teríamos que montar uma equipe de coordenação. A gente tem várias coordenações aqui. Aí nós implantaríamos mais uma coordenação que fosse específica para monitorar as ações de atendimento da telemedicina, para a gente poder assim saber se o fluxo de atendimento está sendo satisfatório perante a demanda. Então, para isso, nós teríamos um coordenador e 2 assistentes e mais 3 computadores para podermos fazer esse controle. Então, eu vou falar do objetivo geral depois, que está nesse meio aí, eu vou deixar para falar no final. Vou falar logo da normativa municipal em telemedicina. Nós precisaríamos da elaboração de uma lei nacional, uma lei estadual e uma lei municipal, bem como regulamentos do Conselho Federal e Regional de Medicina, que disponham sobre a legalidade e meios utilizados da telemedicina. Bem como a atos do Poder Executivo Municipal de Bom Jardim, que estabeleça a organização administrativa da Secretaria de Saúde no uso da telemedicina. Então, o nosso quinto objetivo, em relação à integração do atendimento de teleconsulta especializada, nós analisamos a maior demanda que nós temos no município, que temos um dos maiores índices de lista de espera para atendimento,
em média de 6 meses a 1 ano de lista de espera, que são para esses especialistas específicos. É, nós necessitaríamos, então, de médicos especialistas, 2 na área de psiquiatria, 2 ginecologistas, 2 pediatras, 1 reumatologista, 1 cardiologista, 1 nefrologista e 2 geriatras. E a gente vê que a procura é muito grande para esse atendimento e a lista de espera é enorme para que os pacientes tenham esse atendimento e acaba demorando muito pacientes que precisam dessa assistência, desse tratamento e acabam ficando dependentes de medicações, como medicações psiquiátricas, dos psiquiatras. A gente tem um déficit em desmame de medicamentos por conta da falta de profissionais nessa área. E em consideração ao nosso objetivo geral, que está mais em cima, puder subir, doutora Tatiana, um pouco. Isso aí, depois do 3, do terceiro objetivo, tem um textozinho. Um pouco mais abaixo. No terceiro objetivo. Que eu fiz as considerações em relação ao objetivo geral. Nossas unidades de saúde, elas funcionam de segunda a sexta-feira, com a carga horária de 8 horas diárias. Então, nesse período, nós temos técnicos e enfermeiros nos 5 dias da semana, fazendo atendimento básico, e o médico, que tem em todas as UBSs, eles atendem apenas 3 dias na semana. 2 dias eles atendem presencialmente na unidade de saúde e 1 dia ele atende as demandas domiciliares. São os pacientes que não têm condições de se locomover até a unidade básica de saúde. Então, a gente fica com 2 dias sem assistência médica, nesse caso. Aí, vendo isso, a gente viu a necessidade de ter médicos atendendo em mais dias da semana, não só esses 3 dias. Então, nós necessitaríamos de 11 médicos a mais, né, um em cada unidade de saúde para fazer essa assistência, para assim a gente poder otimizar a assistência em saúde e diminuir a demanda na atenção primária. Aí, essa é a questão de médicos que a gente deveria aumentar, né, do fluxo de médicos para melhorar o atendimento nas unidades. A gente tem essa ideia. Então, assim, eu concluo a nossa revisão que a gente fez em relação aos objetivos específicos. Obrigada. Grazie dottoressa Helen, mi scusi se l'ho interrotta all'inizio, ma era troppo ghiotta l'occasione per quello che lei ha detto, per non fare subito un commento, perché era un esempio molto interessante di come il modo di rappresentare, di confrontare un obiettivo rispetto alla realtà induca poi immediatamente a cambiare la prospettiva nella quale ci si lavora. Se vi ricordate, ieri voi avete parlato sostanzialmente di risolvere la carenza dei medici e quindi inizialmente immaginavate di portare la telemedicina a domicilio, poi adesso mettendoci un attimo più di ragionamento avete ovviamente detto vabbè, non possiamo portare a casa tutto, dobbiamo accontentarci di portare la telemedicina nelle 11 stazioni di medicina di base. Questo è un cambiamento importante nell'obiettivo generale, non è solo un cambiamento dell'obiettivo specifico. L'obiettivo generale era
compensare la carenza dei medici con la telemedicina, utilizzando la telemedicina per portare delle prestazioni anche a domicilio delle persone. Ora la domanda che vi pongo e che dovreste porvi anche voi è: va bene rinunciare alla televisita, io non posso portare il tablet in ogni casa e quindi faccio la televisita solo nelle 11 centri di medicina di base. Vediamo dopo come organizzare questi 11 centri di medicina, perché qui è un punto fondamentale come organizzarli e dove metterli anche sul territorio. Ma lasciamo perdere un attimo questo, concentriamoci sul fatto che non possiamo in questo momento mandare a casa la mettere a domicilio dei pazienti la televisita. Ma potremmo, e questo potete rispondere solo voi, sarebbe possibile a Bungiardin mandare invece in tutte le case, a ricevere da tutte le case dei dati numerici, ad esempio, che ne so, il valore della pressione arteriosa, oppure il numero dei l'ossimetria, cioè la quantità, il percentuale di ossigeno nel sangue con un pulsiossimetro. Questo lo potreste fare? Perché se questo lo poteste fare, si potrebbe immaginare una soluzione ibrida, cioè alcune cose le posso fare al centro di medicina di base, altre cose le posso fare a casa del paziente, e allora il centro di medicina di base potrebbe essere anche il punto dove raccogliere una serie di dati dai pazienti in modo tale da provare a fare un po' di prevenzione, quantomeno la prevenzione terziaria se non quella secondaria. Adesso scusate, uso termini un po' tecnici sanitari, ma i sanitari, diciamo, sanno di che cosa sto parlando. È quella prevenzione particolare fatta su persone che sono già malate, ma per evitare che si aggravi la malattia o per evitare che ci siano complicanze. Questo è una possibilità. È chiaro che non posso farla per tutta la popolazione, però noi abbiamo scelto, il gruppo di Brasile ha scelto di occuparsi dei pazienti cronici, quindi possiamo cercare a queste persone, che sono poche rispetto a tutta la popolazione, di dare loro qualche servizio in più a domicilio, perché questo ci fa risparmiare le corse in ospedale e quindi ci fa risparmiare denaro per la gestione sanitaria dell'ospedale. Denaro che possiamo occupare meglio per poi offrire più servizi alle altre persone. Uno degli effetti sui sistemi sanitari, uno degli effetti più interessanti sui sistemi sanitari della telemedicina è il fatto che consente, se ben strutturati i servizi, di recuperare risorse economiche che possono essere reinvestite in altri, per migliorare altre situazioni di servizi per altre persone. Questo genera un ciclo virtuoso nel quale, se riusciamo a conservare del denaro e a reindirizzarlo verso servizi di altro tipo, sempre servizi sociosanitari chiaramente, noi possiamo ulteriormente contribuire a fare prevenzione e quindi a limitare il numero di malati e a far sì che chi si ammala abbia una malattia meno grave. Non conta soltanto il numero di malati, conta anche quanto gravi sono i malati, perché se io ho tantissimi malati poco gravi, può essere che spendo poco, ma io posso spendere tantissimo quando ho
malati molto gravi, anche se sono molto pochi. Quindi evitare che una persona si ammali è sempre un buon affare per tutti, per la persona e per il sistema. Quello che mi colpisce dalla proposta brasiliana è che sostanzialmente voi avete utilizzato come elementi numerici l'accrescimento delle professionisti disponibili, numero maggiore di professionisti disponibili. Ora, la telemedicina può essere un modo per valutare un obiettivo specifico, quello di dire che nel mio progetto il mio obiettivo specifico è aumentare del 50% in un anno il numero di infermieri o il numero di medici in una determinata zona collegati in telemedicina. Forse è più opportuno, invece che utilizzare come parametro il numero dei medici o dei professionisti in più, usare come parametro il numero delle prestazioni in più fatte con lo stesso orario dai medici disponibili attraverso la telemedicina. Se si scelgono opportunamente queste prestazioni, questo numero è abbastanza indicativo e agganciato, diciamo, proporzionale al numero dei professionisti che uso per il servizio. Ma bisogna sceglierlo attentamente, perché altrimenti ci potrebbero essere degli errori di valutazione. Quando si fanno dei obiettivi specifici in telemedicina, bisogna pensare mentalmente ad una griglia nella quale si mettono insieme le varie opportunità che abbiamo di fronte, per capire qual è un obiettivo misurabile con una certa facilità, un obiettivo che alla fine dei conti io posso misurare con precisione, perché la precisione della misurazione mi darà anche la capacità di controllare precisamente il progetto. Ad esempio, se io dico che voglio sapere che come obiettivo specifico ho di raggiungere con un pulsiossimetro, di dare un pulsiossimetro a tutte le persone malate di patologia cronica polmonare ostruttiva e misurare la l'ossimetria una volta al giorno, se io facciamo 100 persone malate, significa che devo comprare 100 pulsiossimetri. Magari ne devo comprare 110 o 120, perché qualcuno si romperà, qualcuno avrà dei problemi. Quindi un buon obiettivo specifico potrebbe essere distribuire un pulsiossimetro a tutte le persone malate di patologia polmonare entro 3 mesi. Ok, quindi se io lo faccio in questo modo, un obiettivo specifico, io dopo 3 mesi vado a vedere se tutti hanno un pulsiossimetro a casa. È facile da controllare questo, perché glielo spedisco, glielo mando, oppure li faccio venire a prenderlo in ambulatorio, mi firmano una ricevuta, quindi io so che ce l'hanno in mano quel pulsiossimetro.
Che poi lo usino è un altro discorso, però io so che sono, loro hanno a disposizione questa risorsa. Nello scegliere il metodo di definizione dell'obiettivo specifico e soprattutto del parametro numerico ad esso agganciato, è molto importante essere molto pragmatici, andare a vedere cosa si può misurare nella realtà, cosa è possibile veramente tenere sotto controllo con precisione. Se io dico che devo assumere 40 nuovi medici, dico qualcosa che è facilmente controllabile, ma probabilmente un po' meno facile da realizzare. Quindi deve essere un parametro facile da fare e facile da verificare. Ovviamente, se accetto di utilizzare un parametro difficile da realizzare, accetto una percentuale X di rischio di arrivare in fondo al periodo di non essere in grado di dare tutti i dati in modo preciso. Deve essere un rischio calcolato, deve essere un rischio che mi assumo essendone consapevole, perché mi conviene per il mio lavoro, per il mio progetto. Se non c'è una giustificazione, è meglio non averci il rischio, cioè è meglio che uso parametri semplici e molto verificabili, facilmente verificabili. Quindi vi invito a ripensare agli obiettivi specifici alla luce di questo ragionamento, seguendo il filone logico che avete utilizzato, che è molto appropriato, ma non è ancora contestualizzato in maniera precisa, sì, in alcuni punti. Mentre invece avete, per esempio, il punto 3, avete ben identificato che avete bisogno di 2 assistenti, un coordinatore, 3 computer. Questi sono numeri molto precisi, facili da realizzare e da verificare. Forse si potrebbe aggiungere anche qualche dato rispetto, o almeno un dato rispetto alla produttività di questo nucleo, di questo gruppo di, chiamiamola amministrazione per intenderci. Quanto lavoro riescono a fare in un anno se ha queste persone? Quanti acquisti, quante procedure di acquisto o quante procedure di certificazione riescono a fare in un anno? Quante ne facevano prima e quante ne fanno dopo? Questo potrebbe essere un modo per valutare. Ancora meglio, però è già, diciamo, la valutazione è già abbastanza precisa del punto 3. Il punto 4 sulla normativa è il meno oggettivo, ovviamente, ma questo ce lo aspettavamo. È evidente che c'è un incontro abbastanza difficile tra esigenze operative e tecniche e esigenze giuridiche e anche politiche della zona. Quindi è un punto difficile da quantizzare. Non posso dire che considero quante leggi fanno in un anno, perché non avrebbe senso. Non posso nemmeno mettermi a valutare la qualità della legge, perché è una questione difficile da valutare a livello numerico. E sono sempre, in fin dei conti, delle scelte basate sulla, sì, anche magari basate sui dati, ma alla fin fine poi i politici decidono cosa fare, quindi hanno questo mandato a decidere cosa fare, perché sono stati votati. Quindi è un po' difficile interagire in questo punto in maniera oggettiva, perché è sempre molto opinabile. Io posso sempre trovare qualcuno che la pensa in modo diverso, no? Quindi quantificarlo è molto complesso.
Più che il numero delle leggi, io cercherei di studiare l'armonia tra le leggi nazionali e quelle locali. Ad esempio, quante volte in una legge nazionale si trova qualcosa che è in contraddizione con una legge municipale? Quante sono le volte che una legge municipale dice una cosa diversa dalla legge nazionale? O dice una cosa che alla fin fine non è compatibile con quello che ha detto la legge nazionale? Ora, in tutte le giurisdizioni del mondo civile, solitamente c'è una gerarchia delle leggi, per cui una legge locale ha un rango di gerarchico inferiore alla legge nazionale. Questo è un po' dappertutto questa cosa. E d'altra parte è difficile immaginare il contrario. Quanto quindi una legge municipale contraddice una legge nazionale? Fino a che punto, in che termini, quante volte? Magari poi uno può anche spingersi a studiare le conseguenze, anche se esulano in questo caso dal nostro compito, che è quello di fare gli obiettivi specifici del progetto. È evidente che poi ho bisogno di qualcuno che me le studia queste leggi nazionali e municipali, quindi è un lavoro in più che forse potrebbe non essere necessario per il nostro progetto. Il punto 5 è, vedete, si ripete il discorso dei medici specialisti, no? Due psichiatri, due ginecologi, due pediatri, sì, tutto giusto. A parte che mi viene da dire perché 2-2-2 e non altri numeri, in base a cosa avete scelto questi numeri. Ma al di là di questo, della considerazione metodologica, qui non è solo questione di medici, qui è come questione di come organizzare il servizio dei medici che già abbiamo adesso, in modo tale che usando la telemedicina loro possano arrivare a più persone. Che, attenzione, non si deve trasformare questo nell'idea sbagliata che il ginecologo deve stare tutto il giorno davanti al computer perché deve fare le videochiamate con 50 persone in più al giorno rispetto a quelle che vedeva in ambulatorio. Perché questa non è una soluzione, questo è un caos. La telemedicina deve fare in modo che i professionisti possano lavorare le ore giuste nel modo più corretto e deve spostare l'attenzione dalla visita, cioè dall'incontro o fisico o virtuale tra due persone, il medico e il paziente, deve spostare l'attenzione al trasferimento di dati che siano utili a far sì che un software possa tenere sotto controllo il paziente al posto del medico fino a quando non è necessario che il medico lo veda. Questo è, diciamo, il trucco, passatemi il termine, lo uso volutamente in senso figurato. È il trucco della telemedicina, è tutto qua. È questo il trucco vero della telemedicina. Spostare una parte del lavoro addosso al computer. Quale lavoro può fare il computer? Non certo quello di prendere una decisione e nemmeno quello di entrare in relazione come deve fare sempre il medico con il paziente e anche l'infermiere. Quello che può fare il computer è lavorare sui numeri e quello lo sa fare molto bene e molto velocemente. Quindi facciamo in modo che sia il computer a lavorare sui numeri. È questo che ci consente di fare in modo che due ginecologi possano vedere 50 persone di più ogni giorno, perché non le vedono in realtà, ma le tengono sotto controllo attraverso i software, riorganizzando il lavoro in maniera diversa. Non per tutti si può fare, non per tutte le patologie, non per tutte le persone, ma anche se lo facciamo per il 20% della nostra popolazione, liberiamo una serie di energie enormi per migliorare la sanità. Spero di essere stato chiaro, perché questo è un punto fondamentale. Grazie però del lavoro che avete fatto. Adesso
vi faccio alcune considerazioni teoriche e poi vi darò il, diciamo, il lavoro per domani. Vi lascio nell'ultima parte da soli, così potrete iniziare il lavoro da voi fino alla fine di oggi. E ci rivediamo domani. Anzi, no, domani non ci rivediamo. Ci rivediamo la prossima settimana. Ma no. Sì, terza-feira da prossima settimana, terza-feira, dia 15 di febbraio, no mesmo orario. Bene, allora la prossima volta, dunque io vi darò adesso un lavoro che potrete fare di approfondimento nel fine settimana. So che mi vorrete molto bene per questo, ma tanto siamo molto lontani, per cui difficilmente potrete bastonarmi. Martedì faremo l'ultimo pezzetto del lavoro, l'ultima parte del design di un progetto, e poi tireremo le conclusioni e vi darò alcuni elementi concettuali da portare a casa. Adesso condivido le slide e vi faccio vedere il passaggio di oggi. Adesso noi siamo arrivati a ragionare e cercare di mettere a punto gli obiettivi generali e specifici. Vi pregherei di dare seguito ai commenti che io ho fatto per voi sui vostri obiettivi specifici e a cercare di elaborarli di nuovo per la terza volta in modo ancora più numerico di quello che avete fatto. Vediamo però l'analisi dei limiti del contesto e la struttura del progetto. Oggi ci occuperemo dei limiti del contesto. E vi lascio per il fine settimana da soli a provare a finalmente elaborare la struttura del progetto, di cui poi parleremo insieme martedì. Prima di iniziare i lavori sui limiti del contesto, terminate il lavoro sugli obiettivi specifici, cioè riscrivete gli obiettivi specifici alla luce della conversazione di stamattina. Quando l'avete fatto, occupatevi dei limiti del contesto. Occuparsi dei limiti del contesto sostanzialmente è un'attività ancora fatta con una griglia, tipo quella che vedete nella slide, nell'immagine che vi faccio vedere. Questi sono i limiti di velocità in Spagna. Come vedete, i limiti di velocità cambiano a seconda di due questioni: dove mi trovo e che cosa sto usando. Nel nostro caso, questa tabella ha anche un terzo gruppo di elementi, che ovviamente non possono stare in una tabella di questo tipo, ma che però contano, che sono il tipo di pazienti. Quindi, dove sono, cosa sto usando, che mezzo sto usando, e ovviamente non sto parlando di automobili, ma di tecnologie digitali. Quindi, dove sono, cosa sto usando, che tipo di pazienti sto assistendo. Bisogna fare una griglia a tre dimensioni di questo tipo. E per ogni griglia e per l'incrocio di ogni punto io verifico, perché non è che lo devo inventare io, lo devo però trovare, il limite che ho in quella casella. In questo caso, nel caso dei limiti di velocità,
Il limite è dato dalla legge. C'è una legge che ti dice che se porti un autobus e sei in una generica strada convenzionale, di quelle più piccole, il limite di velocità è di 80. Quindi io devo andare a 80 se ho un autobus. Questo è un limite. È inutile che io faccia un progetto nel quale immagino che l'autobus possa andare a 100 nelle strade convenzionali, perché non posso andarci a 100, devo andare a 80. Questo significa che se la strada convenzionale è lunga 80 chilometri, io la percorrerò in un'ora se vado a 80 chilometri all'ora. E quindi significa che io per andare da un luogo a un altro ci metterò un'ora e non posso organizzare un servizio pensando che invece ci metto 15 minuti o mezz'ora. Questo ha delle conseguenze pratiche. Voi avete cominciato a dire queste cose mentre se riflettete su quello che avete detto e quello che avete scritto, voi già in parte questo lavoro l'avete fatto in realtà. Vi sto chiedendo di amplificarlo, di approfondirlo ancora molto. Usate un sistema di griglia, ma tenete presente che non può essere a due dimensioni, deve essere a tre dimensioni. Il limite di velocità è dato dalla legge, voi invece dovete scoprire il limite, dovete riconoscerlo. Non è dato da qualcuno. Esiste in quanto è così. Cioè, se io abito in una zona collinare e le strade, anche se le tengo, anche se sono strade ben custodite con una ottima manutenzione, sono comunque strade collinari e di montagna, quindi saranno piene di curve. Per cui io, se devo andare con un autobus in questa strada, anche se posterei in teoria andare a 100, in realtà non ci andrò mai a 100 perché la strada non è dritta, è in salita, piena di curve. Quindi andrò molto piano. Quindi bisogna essere molto, molto precisi nell'osservazione della realtà. I limiti, tra l'altro, non fa piacere a nessuno anche riconoscere dei limiti. E quindi dobbiamo essere spietati anche con noi stessi nel riconoscere i limiti. Guardate bene, questo non è un discorso etico, è un discorso di efficacia professionale. Se nello fare un progetto di telemedicina noi non siamo spietati nel riconoscere i limiti nostri e degli altri, ogni limite che non osserviamo sarà un problema che avremo durante il servizio. Tenete presente di un elemento importante. Noi nel fare un sistema di telemedicina abbiamo a che fare con degli uomini, ma abbiamo a che fare anche con delle macchine che sono i computer. I computer sono delle macchine particolari. Ci danno l'impressione che siano capaci di decidere loro quello che fanno, ma non è così. Un computer non farà mai qualcosa per cui non è stato programmato. E siccome io per fare telemedicina ho bisogno per forza di usare il computer, devo strutturare un processo di lavoro in modo tale che il computer sappia in ogni situazione cosa deve fare. E se io non vedo dei limiti, prima o poi mi troverò che incontro quel limite e siccome non l'ho disegnato, non l'ho visto, non l'ho preso in considerazione durante la progettazione, io non ho progettato il computer per superare quel limite e il computer si ferma e il servizio si ferma. Anche se ho i migliori medici del mondo, i migliori infermieri del mondo e la migliore organizzazione del mondo.
Questo è un punto fondamentale, riconoscere i limiti del contesto è un punto chiave. Vi faccio un esempio ancora più stringente per farvi capire. Se io dico a qualcuno di voi, a ognuno di voi, per favore, mi vai a portare un foglio di carta nella stanza accanto, me lo lasci nella stanza accanto. Voi prendete il foglio e andate nella stanza accanto. E io vi dico, quando arrivi nella stanza, lascia il foglio sul tavolo. Ora, se voi andate nell'altra stanza e non trovate il tavolo, voi che siete degli esseri umani, fate qualcosa molto umana. Trovate una soluzione alternativa in modo autonomo. Lo poggiate in terra, lo poggiate sulla seggiola, lo riportate indietro. Trovate una soluzione alternativa, perché il tavolo non c'è, e trovate la soluzione alternativa che vi sembra più conveniente in quel momento. In base a cosa? In base a tutto quello che la vostra mente riesce a pensare. Bene, un computer non farà mai questa cosa. Un computer, se prende un foglio e nell'altra stanza gli ho dato l'ordine di poggiarlo sul tavolo e non trova il tavolo, il computer non appoggia il foglio da qualche altra parte, non torna indietro, il computer si ferma lì, non è più capace di fare niente, né di andare avanti né di andare indietro. Quindi ecco perché è così importante individuare i limiti del contesto in cui opero. Facciamo un esempio specifico, che è un po' quello che avete visto voi. Io voglio portare, pensiamo al Brasile, io voglio portare la televisita in tutti i pazienti cronici a domicilio. Però vedo che non posso avere a disposizione il tablet in tutte le case, quindi quella cosa non la posso fare. Quindi è molto importante ragionare in questi termini. Cosa abbiamo di fronte quando pensiamo a una integrazione della e-health, cioè della sanità digitale, dentro un sistema? Noi dobbiamo pensare ad una evoluzione del sistema, questo l'abbiamo già detto nei giorni passati. Quando io introduco dei sistemi digitali in un sistema sanitario, mi devo rassegnare, lo devo fare per forza, non si scappa. Devo modificare i processi di lavoro in quel sistema sanitario. Non ha senso continuare a lavorare come prima usando un sistema digitale, un sistema di computer, una rete di computer. Non ha senso. Spendo solo più soldi senza avere i benefici che cerco. Se uso i sistemi software e le reti di computer, devo modificare il processo di lavoro. Come modificarlo? In che modo? Questo è tutto da discutere. Questo dipende caso per caso. Ed è qui la difficoltà della progettazione. Ed è anche la sua bellezza, per chi come me, diciamo, alle persone che come me piace questa materia. La rete che dobbiamo tenere sotto controllo in un servizio sanitario distribuito in un territorio ha quattro aree fondamentali che dobbiamo tenere sotto controllo. E dobbiamo tenere sotto controllo perché il processo di lavoro che dobbiamo cambiare investe queste quattro aree. I servizi territoriali, le cure intermedie, il terzo settore, che non so se si dice così anche nei vostri paesi, adesso vi spiego che cos'è, e le cure ospedaliere. Il terzo settore è
noi lo chiamiamo così in Italia, è il settore che riguarda le attività di assistenza sociale, che in Italia sono molto spesso, quasi sempre, affidate a organizzazioni no profit italiane che sono poi contrattualizzate dal sistema sanitario con delle leggi speciali che garantiscono il servizio pubblico e nello stesso tempo consentono a queste organizzazioni di volontariato di operare. Non so se si chiamano così nei vostri, chiamiamole terzo settore per intenderci adesso tra di noi in questo corso, poi se voi le chiamate in un altro modo e me lo dite, io sarò contento di impararlo. Queste quattro aree fondamentali, i servizi territoriali, le cure intermedie, le cure ospedaliere e il terzo settore, hanno in realtà finalità assistenziali differenti tra loro, anche se poi l'obiettivo è uno solo, cioè quello di venire incontro alle necessità di salute, ma lo fanno partendo da strade differenti, da prospettive differenti. Quindi dobbiamo trovare il modo di farli lavorare insieme utilizzando le reti di computer. Il punto fondamentale quindi è innanzitutto organizzare i team di lavoro attorno al paziente che lavorino in una modalità che sia centrata sulla persona e non sulla patologia. Vi ricordate? Ne abbiamo parlato giusto ieri, se ricordo bene. E poi dobbiamo creare una rete, una comunità che sta intorno a questa erogazione di servizi. Quindi questa comunità è una comunità di persone che a vario titolo interagiscono con il paziente attraverso le reti di computer. Cioè il paziente deve poter interagire, diciamo, a raggiera con tutti i servizi che può avere a disposizione nel suo caso. Che non deve essere solo l'ospedale, ma devono essere i servizi di prevenzione, i servizi di diagnosi, la specialistica e perfino le organizzazioni non governative, cioè le organizzazioni di volontariato. Ognuna partecipa per un pezzo ed è connessa a tutte le altre. Connettersi non significa fare le videochiamate l'un con l'altro. Significa scambiare i dati in modo utile. I dati di chi? I dati del paziente. In modo utile a cosa? A curarlo al meglio possibile. Bisogna tenere presente che cambia la prospettiva tra la medicina di tipo analogico e la medicina digitale. Cambia il modo nel quale si percorre questa piramide che vedete nella slide. L'interno l'ho dovuto lasciare in italiano, ma ve lo manderò tradotto in quantomeno in spagnolo, o comunque potranno i colleghi dell'organizzazione farlo facilmente. Adesso ve li leggo così gli interpreti potranno tradurvi immediatamente le varie step, le varie, diciamo, livelli di questa piramide.
Prima di concentrarci sulla piramide, però, guardate ai lati della piramide e vedete la parte, la differenza che c'è. Nella medicina analogica, nel mondo analogico, cioè prima del digitale, senza computer, io ho una medicina reattiva, cioè una medicina che aspetta che il paziente venga a lamentarsi dei suoi sintomi e in base alla situazione che trova reagisce, cioè mette in atto un modo di lavorare. Questa medicina reattiva si avvantaggia di procedimenti standardizzati che valgono per tutte le, per un certo tipo di categoria di pazienti. Che poi è sempre il discorso delle due deviazioni standard secondo la campana di Gauss, cioè procedimento standardizzato, hai la febbre a 38, prendi la tachipirina. Quanta? Ne prendi 500 mg. Perché? Perché alla due deviazioni standard della popolazione 500 mg è sufficiente a farti abbassare la temperatura. Quindi è un procedimento standardizzato che non tiene conto della individualità, che quasi sempre va bene, ma talvolta no. E che ha il difetto che io non posso sapere prima se va bene oppure no. Anche se prima so che nella stragrande maggioranza dei casi dovrebbe andare bene. Questa medicina reattiva e procedimenti standardizzati comportano una conseguenza logica, che è quella del fatto che ho bisogno di diffondere nel territorio il più possibile delle strutture fisiche, dei luoghi, delle case, degli oggetti, delle immobili dove il paziente può andare a incontrare dei sanitari. Quindi la medicina reattiva mi rende indispensabile disseminare il territorio di luoghi fisici e di professionisti, perché devono stare lì ad aspettare che arrivino i pazienti. Dall'altra parte, la medicina digitale invece mi consente tutto un altro approccio. Mi consente l'approccio di una medicina proattiva. Perché proattiva? Non aspetto che il paziente venga da me con dei sintomi. Sono io che vado da lui portandogli, ad esempio, come dicevamo prima, il pulsiossimetro e gli dico: tieni, prendi il pulsiossimetro, mettitelo al dito una volta al giorno e fammi sapere che numero c'è. In questo modo io posso controllarti senza bisogno di vederti, senza bisogno che tu vieni all'ambulatorio e posso comunque darti un servizio uguale a prima, anzi meglio di prima, perché con tutti questi numeri che tu mi mandi io sono in grado di vedere alcuni giorni prima se ti sta per arrivare un attacco acuto. Quindi faccio qualcosa che prima non avrei potuto fare. Questo è anche uno degli obiettivi strategici in un territorio di governance sanitaria dei sistemi digitali. Io con i sistemi digitali posso fare qualcosa che in medicina che prima non potevo fare. Poi, anziché aver bisogno quindi di procedimenti standardizzati, io posso permettermi col digitale di personalizzare le attività, di personalizzare ciò che faccio paziente per paziente, persona per persona. Nella maggior parte dei casi finirò a fare le stesse cose, ovviamente, ma posso personalizzare.
Non c'è bisogno di dire a una persona vieni alle ore 8 in ambulatorio per fare il prelievo di sangue. Posso dire a quella persona guarda, mi basta che tu faccia tetusi o pulsiossimetro e se la mattina ti piace dormire perché magari la sera lavori fino a tardi e lo vuoi fare alle 10 di mattina, fallo alle 10 di mattina, me lo mandi alle 10 di mattina. Non mi interessa più che tu venga alle 8 in ambulatorio perché poi c'ho tutta l'organizzazione dell'ambulatorio da gestire. Me lo mandi con una telefonata o con il computer o col cellulare e a me basta così e me lo puoi mandare anche alle 10. Esempio stupido se volete, ma per farvi capire l'impatto pratico immediato che queste cose hanno. La conseguenza di questo è che se prima con la medicina analogica e reattiva avevo bisogno di diffondere, di distribuire nel territorio strutture fisiche e medici e infermieri, con la medicina digitale ho bisogno di diffondere delle reti collaborative online. Per cui alla fin fine non ho più bisogno di tutte queste strutture fisiche in giro per il mio territorio, non è che non ne ho più bisogno, ho meno bisogno di prima di queste strutture e ho meno bisogno di prima di mandare in giro professionisti a destra e a sinistra negli ambulatori, perché posso contattare il paziente in altro modo e in maniera efficace, come prima o anzi addirittura meglio di prima. Questo naturalmente non è possibile per tutti i pazienti e per tutte le patologie, ovviamente. Però in molti casi sì. Veniamo adesso alla piramide. La piramide è una piramide pensata per una logica, diciamo, di distribuzione delle risorse e dello sforzo lavorativo in un sistema sanitario. La parte più difficile sta in alto, che è quella dell'ospedale, delle attività ospedaliere specializzate per i pazienti acuti, cioè quelli in imminente pericolo di vita o con condizioni molto gravi. Questo tipo di servizi sono molto dispendiosi e molto difficili. Pensate al lavoro che c'è in una rianimazione, per intenderci, o in una sala operatoria. Ho bisogno di strumenti molto costosi, di personale super specializzato, anch'esso molto costoso. Non posso averne molte di queste strutture, ovviamente, quindi avrò necessità di fare in modo che poche persone arrivino a necessitare di queste cure, altrimenti il sistema va in crisi. Questo lo abbiamo sperimentato tutti in tutto il mondo in modo molto chiaro durante adesso con la pandemia da Covid. Talmente tante persone avevano bisogno delle rianimazioni, dei servizi di rianimazione, perché non riuscivano a respirare, che i servizi di rianimazione hanno esaurito i posti letto. Quindi se noi basiamo un sistema sul fatto che tutti vadano in ospedale, qualsiasi cosa hanno, ci troveremo o prima o dopo nella impossibilità fisica di erogare dei servizi. Alla parte opposta di questa piramide, cioè alla base, c'è un numero molto alto di persone che possono riuscire ad avere dell'assistenza a domicilio, ma con servizi ovviamente poco costosi e poco difficili da gestire, cioè molto facili da gestire, quindi l'opposto di quelli ospedalieri. Nel mezzo ci sono tutte le fasi intermedie. In alto c'è l'ospedale per la riabilitazione, la rete territoriale
per le cure intermedie e la lungo degenza, e la rete poi in basso, più in basso, delle strutture residenziali o semi-residenziali socio-sanitarie, quindi è per gli anziani, per i disabili, eccetera. Quindi sono luoghi fisici e strutture organizzative che hanno diversa connotazione, sono fatte per tante persone o per poche persone, molto difficili o molto facili da realizzare, a seconda di quale punto della piramide ci troviamo. Una medicina reattiva di tipo analogico mi fa lavorare partendo da più importanza agli ospedali, che in un certo senso si appoggiano, si servono delle funzioni, delle attività sottostanti al vertice della piramide. È un po' come se dall'ospedale si andasse verso questi servizi, verso la casa del paziente. Quindi tutta l'attenzione organizzativa è posta sugli ospedali. Anche qui in Italia è così, lo è stato negli anni passati. La maggior parte dei finanziamenti in sanità andava agli ospedali, perché gli ospedali dovevano essere sempre più potenti, sempre più dovevano riuscire a soddisfare delle esigenze sempre più difficili, sempre più complicate da tenere sotto, su cui lavorare, da tenere sotto controllo. La medicina digitale va in senso opposto, cioè centra la sua attenzione invece su raggiungere i pazienti al proprio domicilio o almeno nelle strutture residenziali, in modo tale che la maggior parte dello sforzo e del lavoro venga fatto a casa del paziente o nelle strutture dove il paziente vive, e riservare soltanto alcuni casi all'ospedale, il meno possibile. Voi capite bene che questi due approcci sono proprio uno il contrario dell'altro, e quindi è facile intuire dove sta la maggiore difficoltà organizzativa per utilizzare appropriatamente la telemedicina. Sta nel fatto di dover costringere un sistema che per 200 anni è andato in una direzione, fargli cambiare direzione in senso opposto nel giro di pochi mesi. È questa la difficoltà che troverete e che troviamo tutti noi che ci occupiamo di queste materie nel cambiamenti dei sistemi sanitari. Ed è questo che va preso in considerazione nell'elaborare un buon progetto di telemedicina. Bisogna prendere in considerazione questi aspetti, perché devo a un certo punto avere a che fare con i professionisti sanitari, a cui devo spiegare che devono cambiare modo di lavorare, perché lo devono fare e qual è il vantaggio che otterranno. E devo costruirglielo bene, perché ovviamente se io gli racconto quanto è bella la telemedicina e poi la prima volta che provano a fare un servizio di telemedicina il sistema è costruito male, non è quello che gli serve, non funziona, non è, loro ovviamente perdono immediatamente la fiducia in questa innovazione. Quindi, per riassumere operativamente, questa slide vi fa, diciamo, vi rende, vi dà un'idea pratica, no? Dell'evoluzione. Io ho dei cambiamenti in atto nella realtà di tutti i giorni, sociali, ma anche epidemiologici, di società,
che sono quelli che vedete elencati a sinistra, ho delle limitazioni, o chiaramente i cambiamenti generano delle aspettative, delle esigenze, chiaramente, no? Si cambia e quindi avendo esigenze diverse ho delle richieste diverse, quindi che si devono confrontare però insieme a delle limitazioni, riduzione delle risorse materiali, degli operatori, la insufficiente aggiornamento delle macchine digitali che sapete diventano vecchie, diciamo, è una caratteristica delle macchine digitali. Quindi dopo qualche anno un computer bisogna cominciare a pensare di cambiarlo, perché dopo qualche anno il sistema operativo è talmente diverso che la macchina non è più progettata per quello e finisce per essere inefficiente. In queste due cose, i cambiamenti e le limitazioni, danno come conseguenza delle reazioni, cioè la revisione dei processi di lavoro e l'uso di nuove tecnologie in sanità. Quindi si va dall'avere massima attenzione a una sanità che si rivolge a una sanità residenziale, cioè fatta di luoghi fisici dove si eroga la sanità, attraverso l'uso di tecnologie, analizzando le necessità, personalizzando la resa, il risultato, automatizzando le azioni con personale specializzato, si arriva a spostare l'assistenza a domicilio. Ecco, questa è tutta la teoria per oggi. È in parte ciò che abbiamo detto nei giorni scorsi, in parte ciò che abbiamo detto anche oggi, che voi avete sperimentato di persona. Ho cercato di riassumervi in modo organico, in modo, diciamo, strutturato, ciò che voi avete sperimentato con gli esperimenti. Spero che questo sia un'esperienza positiva per voi. Adesso proseguiamo il nostro percorso e vi do il compito che potete iniziare oggi e che potete finire nei prossimi giorni, che è questo: dovete definire i limiti del contesto generale in cui vi trovate, cioè dovete fare una lista, proprio un elenco di limiti che sicuramente incontrerete durante il progetto e che sono riconoscibili a priori nel contesto di San Michelito e di Bon Jardin. Probabilmente ne incontrerete anche altri che non riconoscete adesso, questo succede quasi sempre. Bisogna cercare di fare in modo di che quelli che ci sorprendono, i limiti che troviamo a sorpresa dopo, siano il meno possibile. I limiti sono ciò che si oppone a quell'inversione di marcia che abbiamo visto nella piramide. Quindi più riuscite a identificarli e quindi a costruire un progetto che tenga conto di questi limiti e che o le risolve o ci gira intorno, ma in un modo o in un altro fa sì che i limiti, il progetto deve fare in modo che i limiti non diventino degli ostacoli. Degli ostacoli a cosa? Degli ostacoli al raggiungimento dell'obiettivo generale. Per fare questa griglia, ricordatevi dove sono, che cosa uso, che pazienti ho. Dovete fare una griglia a tre dimensioni, dovete studiare molto bene il vostro territorio. Ecco perché vi lascio questi giorni del fine settimana per rifletterci, perché significa andare a rivedere bene bene che cosa significa il vostro territorio. Quindi fate
fatta una ricognizione delle condizioni epidemiologiche, fate una ricognizione delle infrastrutture che avete nel vostro territorio, fate una ricognizione dell'organizzazione del servizio, di quanti professionisti avete a disposizione, dove sono dislocati in questo momento. C'è qualcosa che... qualche limite? C'è qualche difficoltà? Molto spesso, mi è capitato tante volte, nel fare queste analisi scopriamo che nella realtà quello che accade nel servizio del mondo reale è diverso da quello che è messo nei documenti ufficiali. Vi faccio un esempio di uno dei miei primi lavori tantissimi anni fa. Lavoravamo a costruire dei sistemi di organizzazione dei soccorsi e dei sistemi di intervento in caso di incidenti negli impianti industriali con sostanze tossiche, con sostanze pericolose. In Italia c'è una legge specifica per questo tipo di impianti industriali e noi organizzavamo dei servizi di immediati di soccorso in caso di incidente in questi luoghi. Per farlo stavamo analizzando proprio il contesto e nel contesto c'erano anche i servizi di protezione civile, cioè di servizi di assistenza alla popolazione durante le calamità, durante gli incidenti di massa. Da noi in Italia questi servizi sono per legge organizzati dal sindaco di un paese, di un municipio. È lui il primo referente, poi c'è l'organizzazione regionale e quella nazionale, ma il punto di riferimento locale è il sindaco, che ha la responsabilità di organizzare questi servizi. E tutti lo fanno. Come fanno a organizzare questi servizi? Fanno delle leggi locali in cui dicono che il servizio deve essere attivo H24, l'operatore deve ricevere la telefonata, la inoltra poi ai vigili del fuoco e ai carabinieri e alla polizia, eccetera, eccetera. E se voi le andate a leggere, sono delle organizzazioni precise. Però in questo documento, in questo luogo dove facevamo questo dispositivo, c'era scritto che la telefonata, c'era un centralino che riceveva le telefonate di emergenza H24. E noi abbiamo chiesto: quante persone lavorano in questo centro di ascolto H24? La risposta del comune è stata: ci lavorano due persone, ma uno è in aspettativa, quindi in questo momento ci lavora una persona sola. E allora è bene spontaneo, come fa una persona a fare H24? No, nella realtà non fa H24, lui fa dalla mattina alla sera, fa le sue 8 ore di lavoro. Dopo il telefono viene deviato sul cellulare del reperibile. E chi è il reperibile? Non è una persona addetta a questo servizio, ma è il capo tecnico del comune, che viene chiamato al cellulare solo in casi di estrema necessità. E quando, ammettiamo, alle 2 di notte qualcuno chiama il capo tecnico sul cellulare, il capo tecnico poi ha il telefono, ha il modo di attivare tutta la catena di soccorsi? No, perché i numeri di telefono stanno dove sta il centralino nel comune. Quindi il capo tecnico deve svegliare il centralinista che è andato a dormire e farsi aprire
la stanza del comune dove c'è il numero di telefono per allertare la cosa. Voi capite bene che questa è una sciocchezza e che ha una funzionalità che sulla carta è precisa, ma nella realtà fa perdere tempo alla catena dei soccorsi, perché da avvisore del capotecnico, il capotecnico non sa, deve andare a cercare il centralinista che dorme, devono andare tutti e due al comune, è un disastro. Questo tipo di situazioni sono frequentissime, le troverete quasi ovunque. Perché? Perché quando si disegna un processo di lavoro, di solito viene disegnato dai capi senza sentire quelli che lavorano in quel settore. E in genere viene disegnato in maniera quindi top down, cioè immaginando che il lavoro debba andare secondo quello che viene, che si dice si debba fare, senza poi andare a chiedere a chi ci lavora veramente quali sono le difficoltà di tutti i giorni, che sono tantissime. Il telefono non funziona bene, la chiave non la posso tenere io perché io non sono, ho un contratto che non mi consente di tenere la chiave di quel posto, se no la sicurezza si arrabbia, allora lo deve tenere un'altra persona, e allora quando io devo entrare di notte devo andare a chiamare quella persona prima di aprire. Insomma, possono essere centinaia le condizioni che devono emergere dall'analisi dei limiti di contesto, perché altrimenti vi troverete con un processo di lavoro che non funziona. Bene, io adesso ho terminato con le slide, riprendiamo, interrompiamo la cosa. Adesso tocca a voi. Io vi ho annoiato abbastanza per oggi, quindi vi lascio con questo lavoro. Iniziate a fare l'elenco dei limiti. Studiate bene il vostro territorio. E a che ora dovete finire? Quindi fra un'ora e mezzo, giusto? Chiedo alla professoressa Diana. Intendo che, come non fizemos pausa, dottor Gabriele, intendo che os trabalhos de grupo continuarão, né, individualmente e retomaremos na terça-feira no mesmo horário. Allora vi devo dare un altro incarico a tutti quanti individualmente, che è questo, se no non ce la facciamo poi a finire tutto, che è questo. Oltre alla definizione, riprendo la condivisione delle slide. Allora, fate la foto a queste slide, così vi rimangono anche se siete a casa. Dunque, un attimo, riprendo la condivisione, eccomi qua. No, qui, ecco, ok. Allora, noi siamo qua in questo momento, no? Allora, questo è quello che dovete fare, cioè la lista dei limiti. Oltre a questo, fate anche quest'altra cosa. Fate la definizione della struttura generale del progetto. Voi adesso siete in grado di farla. La struttura generale deve essere fatta di tre colonne, come vedete in questa slide. Gli input, cioè ciò da cui parto, le esigenze da cui parto, ciò che faccio nel progetto, l'attività o i processi che metto in atto, e ciò che è il risultato di queste azioni che faccio nella colonna centrale. Quindi qualcosa, un insieme di, gli input quali sono? Gli input sono gli obiettivi specifici insieme ai limiti, le attività le decidete voi, le studiate voi, combinando insieme
limiti, vedete? Torniamo a quella di prima, a questa qua. Le esigenze che ho, i cambiamenti, quello che voglio fare, li limiti e quello che faccio. Voi lo mettete qua dentro, sta tutto nella colonna input. Quello che faccio è il processo attività, la colonna centrale. L'output è il risultato che mi aspetto. Che non è l'obiettivo, è il risultato che mi aspetto. Questa è la struttura del progetto, quindi faccio telemedicina, prendiamo televisita. Allora, io ho i pazienti diabeti, i pazienti con BPCO, con malattie croniche ostruttive. Decido che gli do il pulsiossimetro e che li monitorizzo tutti i giorni, con almeno una volta al giorno col pulsiossimetro. Quindi ho bisogno di che cosa? Avere i pulsiossimetri, distribuire i pulsiossimetri. Un software che mi registra tutti i dati e che me li gestisce bene, quindi un database messo dove vi pare a voi, che faccia, che abbia il compito di registrare tutti i numeri che vengono dai pulsiossimetri. Ho bisogno di un software che mi metta un sistema che mi metta gli alert, gli avvisi quando il numero rilevato è fuori range. Ho bisogno di personale che sappia cosa fare quando il numero va fuori range. Oltre ai pulsiossimetri, cosa voglio fare? Voglio la televisita per vedere una volta al mese i pazienti. Ho bisogno quindi di sapere che i pazienti hanno la videochiamata. Se non ce l'hanno, ho bisogno di organizzare i centri di medicina di base dove possono essere visitati anche a distanza dallo specialista. Ho bisogno di avere quindi l'attività di televisita strutturata, il sistema per poterlo fare, i medici per poterlo svolgere. Cosa mi aspetto? Mi aspetto come output un aggiustamento della terapia e arrivare al paziente in modo appropriato, intercettarlo con una frequenza che sia utile al caso specifico, eccetera eccetera. Qui vi potete sbizzarrire, io vi ho fatto adesso solo i primi esempi che mi sono venuti in mente, ma potete fare tutto quello che volete, basta che organizzate il lavoro in questa maniera. Qualcosa, esigenze e limiti, attività, cioè reazione alle esigenze e ai limiti, reagisco e faccio un programma, un'attività e dico che cosa mi aspetto da questa attività, che non è l'obiettivo, è il risultato. Questo poi lo vedremo la prossima volta. Quindi durante il fine settimana provate a fare questo schema in tre colonne. Ogni riga è una azione che ha un'origine e ha un output, cioè un risultato. Non sono messi a caso, ogni riga ha una sequenza logica. Ecco qua. Fatte queste due cose, mancano. Adesso torno in visione mia. Fate questi ultimi due passaggi, mancano, e quello lo vedremo martedì, gli ultimi due step per completare il metodo, che vedremo la prossima settimana, martedì. Ok, dottor Gabriele, molto obrigada. Non so se Panamá, Brasil, alguma dúvida, esclarecimento, antes de terminarmos a sessão? Ficou tudo muito claro? nenhuma comentário? No, hanno paura a farmi le domande, perché penso di altre cose da fare durante il fine settimana. Complica ainda mais as tarefas, né, dottor Gabriele? Aí complica as tarefas ainda mais.
Então, olha, doutor Gabriel, agradeço imensamente o senhor por mais esse dia dedicado à continuidade dos trabalhos. É, nós retomaremos, então, na próxima semana, na terça-feira, sempre no mesmo horário, né? 7 horas no Panamá, 9 horas no Brasil, 1 hora na Itália. Agradeço imensamente, desejo um bom final de semana para o doutor Gabriel, um excelente trabalho para Panamá e Brasil. O final de semana será de reuniões e trabalhos para terça-feira tornarmos com bom material para o doutor Gabriele analisar e concluirmos esse laboratório. Muito obrigada, doutor Gabriele, mais uma vez. Obrigada aos colegas de Panamá, aos colegas do Brasil, aos intérpretes, a Mauro Vanderlei da Secretaria. Agradeço a contribuição, o empenho de todos. Desejo um bom fim de semana e estamos à disposição na Secretaria da ILA para qualquer necessidade de todos os nossos parceiros nesse projeto e nessa aventura interessantíssima. Muito obrigada. Solamente una ultima solicitud a todos los participantes, si me pueden enviar, antes de cerrar, si me pueden enviar solamente los elencos de los participantes de la jornada de hoy. Se lo agradecería muchísimo. Gracias y hasta el martes. Arrivederci. Até terça-feira. Obrigada.